Viene da me una persona che vi racconta di essere vittima di indesiderate immagini intrusive, in cui praticamente si vede far del male ai propri familiari in modi truci e violenti. Il suo desiderio è ovviamente far cessare queste immagini, però sembra che più tenta di scacciarle, più quelle gli vengono in mente. Così gli propongo alla fine della seduta di fare esattamente il contrario, di cavarsi degli spazi, che decidiamo insieme, in cui andare volontariamente a cercare quelle immagini. Sebbene un po' sia spiazzato all'inizio, si convince lui stesso che scacciarle finora non è servito e che quindi andare a cercarle volontariamente potrebbe porre una differenza interessante. Infatti, dopo 2 settimane, torna e mi dice che la quantità e persino la qualità delle immagini è decisamente cambiata. Dopo altre 2 settimane, le immagini hanno praticamente cessato quasi del tutto di presentarsi e al nostro terzo incontro mi dice che le immagini non ci sono proprio più. Casi e soprattutto soluzioni come questo devo dire che sono all'ordine del giorno, sono molto frequenti nel mio studio delle logiche sottostanti gli interventi di diverse terapie brevi. Ho individuato una serie di tecniche il cui scopo è proprio quello di far aumentare un determinato comportamento con lo scopo di ridurlo o di ridurre la sintomologia o più in generale il problema a cui è collegato. Così attualmente ho chiamato questa logica incrementare per ridurre. Penso che questa sia la logica alla base di molti interventi paradossali, in cui praticamente viene proprio chiesto di mettere in atto esattamente il comportamento che si vuole estinguere. Più nello specifico, rientrano qui anche, ma non solo, una gran parte di interventi che ricadono all'interno di quella che viene chiamata la prescrizione del sintomo. Facciamo un esempio da Change, il classico libro di Václavík e colleghi. Lì c'è un commesso viaggiatore balbuziente che si rivolge al loro centro di terapia breve proprio per risolvere il problema della balbuzia, grande ostacolo per il suo lavoro. A quel punto, dopo la richiesta, il terapeuta gli suggerisce proprio di balbettare ancora di più di fronte ai propri clienti, perché la motivazione è che così quelli presteranno molta attenzione a ciò che gli dice, cosa che ovviamente ogni venditore desidererebbe. La volta dopo, la persona torna con una notevole riduzione della sintomatologia. Praticamente l'essersi impegnato a balbettare di più ha fatto ridurre la balbuzia stessa. Questo da un punto di vista di una terapia breve in particolare, la terapia strategica, che fa largo uso di questa logica, può essere notato come in questi esempi c'è un costrutto molto importante sotto, che è quello della soluzione, cioè c'è un comportamento messo in atto dalla persona per risolvere il problema che però non fa altro che peggiorarlo. In tal senso il terapeuta strategico vedrebbe lo sforzo di balbettare come ciò che creava il problema e la prescrizione data va a interrompere in modo indiretto, attraverso un compito paradossale in questo caso, proprio quello sforzo. Però nello studio delle logiche non mi sono soffermato tanto sui costrutti teorici appartenenti a diverse terapie, perché se esaminiamo gli esempi con occhi di diversi approcci, possiamo leggere proprio delle diverse realtà. Infatti nel libro Psicoterapia paradossale si fanno molti esempi di questo genere, senza scomodare necessariamente il costrutto di tentata soluzione. Oppure lo stesso principio lo puoi trovare nell'intenzione paradossale di Frankl, oppure negli scritti di Alfred Adler, che sembra essere stato proprio il primo a formulare la prescrizione del sintomo. Insomma, limitandoci a una descrizione per così dire fenomenologica, troviamo una serie di tecniche e interventi che vanno proprio a chiedere alla persona di fare di più di quel comportamento di cui vogliono sbarazzarsi o che è legato al problema. E quindi ho identificato questa logica sotto cui rientrano tutte queste tecniche o da cui partire per creare questo tipo di tecniche. Devo dire che non sono ancora del tutto certo che incrementare per ridurre, la parola incrementare sia il termine giusto, perché lo associamo più facilmente al fare di più, ma questo non lo devi confondere con il fare più volte, fare tante volte. In più, posto che questo non è un corso e che se sei uno psicologo e vuoi imparare per bene queste logiche, ti invito a fare un salto su www.flaviocanestra.it e a partecipare a una formazione doc, non posso non sottolineare che, come tutti gli strumenti della nostra categoria, vanno utilizzate sapientemente, anche le logiche. È ovvio che non vorrei mai invitare la persona a incrementare qualcosa che possa rivelarsi pericolosa per lei, quindi devi sapere bene cosa fai e devi studiare. Fatta questa ovvia, però, dovuta precisazione e dandoti appuntamento tra una settimana per il prossimo video e tra un mese per la prossima logica,
Fammi sapere che ne pensi quanto esposto fin qui, parliamone, confrontiamoci, scambiamo opinioni, perché questo penso che sia l'unico modo per far sì che le nostre conoscenze possano incrementare.